ragazzi, oggi sono con Giuseppe del canale Wilder Scrolling. Ciao. E parliamo di questa roba qua. Roba interessante oggi. Il una cosa che non vedo l'ora di provare. Il propulsore, molti di voi lo conosceranno col nome di Atlatl, che esatto, è il nome che utilizzano gli americani perché è il nome azteco. Si tratta di un'arma da caccia preistorica molto in voga tra i survivalisti primitivi. C'è Matt Graham che penso l'abbia fatto conoscere al mondo e che ci cattura gli scoiattoli e i roditori, io non lo so come faccia. Giuseppe muore dalla voglia di metterci le mani sopra. Adesso non è che capita tutti i giorni di utilizzare sta roba, quindi non adesso male. Vediamo i rudimenti di base e poi facciamo qualche tiro insieme. Sì, perché non lo so usare. Qualche tiro, ok, l'ho fatto, però non conosco la tecnica, quindi mi mostrerà oggi. Dopo questo video lo saprà usare. Infatti c'è da dire che non è la prima volta che metti le mani su questo attrezzo e abbiamo fatto dire, sì, un altro video e in quell'occasione l'ho provato per la prima volta. Devo dire che l'amico insomma ha dimostrato anche di avere un'ottima mira, Adesso poi vedremo se è solo la fortuna del principiante o se effettivamente mi dicevi delle arti marziali, no? Che lo studio delle arti marziali può averti aiutato nella praticamente mira. È come se avessi tirato un pugno, ho usato gli stessi principi, non ho cambiato posizione, non ho fatto nulla, ho eseguito lo stesso movimento e può essere che quello mi abbia aiutato, però non è che sono andato a studiare come si usa il propulsore, come si tira, niente, zero. Il propulsore compare per la prima volta in Europa circa 18.000 anni fa, fu l'invenzione dei Sapiens che all'epoca popolavano il nostro continente. È un semplice pezzo di legno con un manico ed un becco. Questo becco serve per innestare l'estremità di lunghe frecce che sono molto molto flessibili. In pratica funge da prolungamento del mio braccio e questa cosa, unita alla flessibilità della freccia, consente di scagliarla con una potenza molto maggiore rispetto a quanto riuscirei a fare semplicemente a mano libera. Senti, ma l'altro giorno mi parlavi di misure, come funziona? Allora, in pratica il propulsore orientativamente dovrebbe essere lungo quanto il braccio dell'utilizzatore, okay, mentre la freccia è 3 volte la lunghezza del propulsore. Quindi ci sono delle misure che variano per ogni cacciatore, diciamo, per ogni tiratore. Diciamo di sì, diciamo che andrebbe calibrato, le misure andrebbero calibrate in base all'utilizzatore. Allora, vediamo velocemente la tecnica, ma molto velocemente, e poi cominciamo a tirare perché quadra un attimo da quella parte lì, ci sta praticamente per arrivare il temporale addosso. Che bello, è tutto così emozionante. Sentite, dai, i tuoni? Ok, allora mi metto di profilo rispetto al bersaglio che si trova lì, gambe leggermente divaricate. Facciamo vedere. Innesto la freccia e poi mi metto in questa posizione qui. Il braccio sinistro è lungo il fianco perché non serve, al limite lo possiamo usare come contrappeso. Il movimento da fare è questo, quindi come se si lanciasse semplicemente un giavellotto a mano libera. Possiamo andare o in questo modo o altrimenti tenendo il gomito basso, quindi facendo questo movimento qua per un lancio leggermente più accurato. Ne faccio un altro. Che dici, vuoi provare tu? Ovvio, sono qui apposta. Prima che ci arriva il temporale addosso? Sì. Guarda, ci stanno queste qua, che sono quelle belle. Sì. E poi ci stanno quelle altre lì per terra, quelle sono quelle che do da allenamento, in pasto ai miei corsisti, che sono un po' più difficili da rompere. Però sono senza punta, quindi diciamo, per il bersaglio utilizziamo queste qua. Sì. Senti, preferisco questa qua più corta. Ok. Mi sembra un po' più stabile, non so. Sì. Proviamo. Potrebbe non sembrare, ma sono potenti. Questa è la parte che è penetrata, quindi comunque potrebbe essere un... Anzi, sicuramente lo è stato, altrimenti non lo conosceremmo, non ne sapremo nulla. Un ottimo strumento.
non la chiamiamo arma perché poi sì, la gente rompe le scatole. Un ottimo strumento per l'uomo primitivo, per cacciare. Mi piace, continuiamo. Ora colpisco il centro. Quasi, dai. Anche questo tiro, oltre che più preciso, quindi si migliora probabilmente abbastanza in fretta, è andato molto in profondità. Quindi, boh, sì, non pensavo fosse così efficiente, ma effettivamente è un'ottima... Calcola che queste aste sono leggermente troppo flessibili, quindi parte dell'energia viene dissipata. Allora ragazzi, voglio specificare che noi qua stiamo giocando, quindi questo sistema non va e non può assolutamente essere usato per cacciare o per pescare, lo dico perché qui siamo vicino al fiume, tra l'altro ci sono anche dei pesci, quindi magari qualcuno di voi potrebbe farsi qualche strana idea. La caccia e la pesca sono regolamentate, ora io di caccia non me ne intendo, ma di pesca sì, vado a pesca. E quindi vi posso dire per certo che pescare con un sistema del genere è assolutamente illegale, quindi solamente per giocare e per divertirsi in un contesto ovviamente controllato. Mi voglio allontanare un pochettino per vedere, diciamo, come si comporta sulla lunga distanza. Chiaramente più ci si allontana più è difficile fare centro. Facciamo qualche lancio di prova giusto per vedere così come si comporta. Ma tra l'altro... Cioè, facciamo vedere quanto ci stiamo allontanando. Quindi... parecchio. Parecchio. Aspetta. Voglio provare a fare qualche lancio anche con queste qua che hanno degli impennaggi, diciamo, un po' più importanti per vedere come si comportano. Buona gittata comunque. Sì, è finita in acqua, giusto? Più o meno. Dov'è? Non la vedo. È un po' dietro il bersaglio, sulla sabbia. Quella è finita in acqua. Vola, eh. Tralasciando il fatto che faccio schifo, ma che pretendete, cioè la seconda volta che utilizzo una roba del genere, siccome non ho un metodo di paragone, non ho un senso della misura, vorrei vedere quanto sono potente tirando con soltanto la mia potenza, il mio braccio, la leva del mio braccio e basta, senza il propulsore. Sono curioso semplicemente, non penso neanche che riesca a penetrare, però proviamo, boh, chissà. A parte il fatto che a mano libera chiaramente non hai il prolungamento dato dal propulsore, eh sì. Considera che a mano libera sfrutti anche di meno la flessibilità dell'asta. Eh sì, certo, perché non la prendo mica da dietro, quindi... Esatto. Dovrebbe essere più pesante se volessi utilizzarla a mano libera, però un'altra cosa allora, quella. Ah! Vediamo. Una fatica assurda. Vai. Devo calibrarmi meglio. Vediamo quanto penetrano però. Niente. Io prima ero molto più lontano ed entravano molto di più. E facendo meno forza. Considerate, esatto, mi stacco un braccio così, mi slogo tutta la spalla. Considerate uno che deve andare a caccia, deve penetrare in un animale, cioè serve una forza micidiale. Oh, bel tiro questo. Ok ragazzi,
Per oggi è tutto. Spero che tu ti sia divertito. Per forza, sì. Hai soddisfatto la tua voglia di caccia? No, nel senso che potrei stare qua ore e ore, anche perché faccio schifo, quindi c'è da migliorare un casino. Vabbè, vorrei continuare. Più che voglia di caccia, diciamo voglia di tiro, no? Perché abbiamo già detto che con questa roba qui si gioca, ci si diverte, ci si fa didattica, perché io queste cose le utilizzo nei miei corsi. Alla fine diventa uno strumento sportivo esattamente come l'arco, punto. Ti diverti a utilizzarlo, esatto. E puoi migliorare, puoi avere un margine di miglioramento, quindi ti vuoi allenare per continuare a tirare sempre meglio, e sta piovendo. E vai! Che bello! Comunque, sì, esatto, è uno strumento per fare didattica, quindi per insegnare come andavano a cacciare nella preistoria. Dunque, direi che meglio che chiudiamo e se ne andiamo, perché sì, piove. E grazie per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate. E ci vediamo con il prossimo video sul suo canale. Sì. Ciao! Ciao!